tocca a lui questa sera. Eh sì, no, tu non me lo fai più. No, non lo faccio più. Non lo, lo fai più. Tu. Io faccio brum brum brum. Guardate, bravo, che mi piace. Vladimiro Tallini. Clara Vercelli, siamo pronti per il nostro full optional. Automobilisti in diretta come tutte le settimane. Eccoci nuovamente insieme. Pronti per una nuova puntata, certo, e pronti per presentare i nostri ospiti. Certo. Parleremo di tante cose questa sera, anche molto interessanti. Poi ci faremo come sempre un po' gli affari anche che dei nostri ospiti. Esatto. Beh, dai, insomma, dobbiamo chiederlo ormai anche possiamo chiederlo già anche a chi ci segue da casa. Che automobilista sei? Chiamateci. 011 95 74 522, così almeno ci mettete al corrente un po' voi di che automobilisti siete, che rapporto avete anche con la vostra macchina. Come la trattate, io mi vergogno un pochettino perché stasera ho visto il bagagliaio della macchina di Vladimiro Tallini. Non lo dire, che devo dire che insieme al mio vanno d'accordo. I due bagagliai, il mio e il suo, sono proprio mentre una volta uniti. Uno la giacca la cerca dove nell'armadio di casa, insomma, il bagagliaio. Come io cerco le scarpe, era il bagagliaio insomma, della mia macchina, quindi. Ma le abbiamo già. Cerco nel bagagliaio. Insomma, noi li viviamo le nostre vetture. No, sono certo. La nostra seconda casa, perché la casa viaggiante. Deve essere così. Infatti, sono perfettamente chissà se no, che noi i nostri ospiti, ma questo glielo chiederemo più avanti. Intanto presentiamoli. Ma però senti, dove tu stavi già chiedendo. Io passavo da uno studio all'altra. Io sentivo la Vercelli che era lì che se la cianciava. Io cercavo di dire la mia. No! Guardate, mi sgridava, nel vero senso della parola. Voi avete presente l'insegnante? Lei era proprio l'insegnante. Ma no. Stai suggerendo? No. Sì, hai fatto questo. Esatto. Tu stavi suggerendo. Dicevo, no, fallo dire. Fallo dire, loro. Ci stiamo scaldando. Scusa, ti chiami Christian? No, non sono piemontesino. Ok, ti chiami Valentina? No. E allora perché devi rispondere tu al posto dei nostri ospiti? Eccoli qui. Scusatemi. Diamo il benvenuto ad entrambi. Partiamo ovviamente dalle signore. Salutiamo Valentina Storelli. Ciao, buonasera. È bella, sa fare un sacco di cose che io ho imparato questa sera, delle cose nuove. Che cosa? Ma ce le deve raccontare. Tra noi dovreste parlare di cucina, avete mica parlato di macchine. A parte che una cosa non esclude l'altra, noi abbiamo parlato di danni, di risarcimenti, di tantissime perché cose interessanti. Perché le donne non parlano più di sugo? Possiamo parlare anche di questo, volendo, vero? No, vedi, poi che l'ho scoperto. Vedi, credo che possiamo parlare di qualsiasi cosa ormai noi donne, quindi... Perfetto. Ma anche di anche auto. Del suino che faremo poi più tardi quando arriveremo a casa. Ma non è questa la puntata e la trasmissione curiosità. Soprattutto giusta, no? Quindi potremmo poi fare, volendo, anche una puntata motori e cucina. Non c'entra nulla. Ormai la cucina la ritroviamo da tutte le parti e quindi... Allora, in macchina, ne abbiamo anche presentato. La cucina in macchina, no? È più o meno. Però si mangia in macchina, sicuramente. La parte del mojito. Esatto, del beverage. Ma c'è anche il food, non ti preoccupare, non è stato presentato, ma c'è. Lo presenteremo, cercheremo di conoscerlo insieme. Allora, Valentina Storelli rappresenta Studio Risarcimenti. Sì. E ci spiegherà poi di che cosa si tratta, ma salutiamo anche Christian. Ecco. Piemonte. Esatto. Christian Piemonte della Carrozzeria Silvestro. Entrambi sono di Torino, hanno sede le attività a Torino. Lo diciamo anche per tutti gli amici che ci seguono in tutta Italia. Quindi, allora, cari ragazzi, da chi partiamo? Partiamo dalle signore. Sì, ovviamente. Partiamo da signore. Allora, Valentina, sotto studio risarcimenti, che cosa c'è? Che cosa vuol dire sotto questo cappello? Di che cosa ti occupi esattamente? Allora, noi come studio ci occupiamo proprio di quello che concerne tutta la parte infortunistica a seguito, visto che stiamo parlando di automobili, degli incidenti auto. Quindi la parte del medica, insomma, di seguire il cliente passo per passo per ottenere poi un risarcimento che gli spetta di diritto. Questo avviene attraverso una procedura proprio di dedizione quasi al cliente, insomma, proprio un coccolarlo, uno stargli dietro, prenotargli eventuali visite, insomma, c'è tutto un lavoro dietro che permette di far ottenere al cliente quello che gli spetta, insomma. Che non è una compagnia d'assicurazioni. Esatto, noi siamo l'opposto. Facciamo un esempio. L'opposto in che senso? Facciamo un esempio, un incidente.
mi hanno tamponata, sì. Può capitare a volte, mi hanno tamponata, a parte il danno, no, la vettura, certo. Poi se mai ci pensare al carrozziere, esatto. Esatto. Normalmente quando vieni tamponato è il classico colpo della frusta. Esatto. Sì. Io poi presento il CID, chi mi ha tamponato, il solito, ne abbiamo parlato, compileremo, sì, il CID insieme, chi ha torto, chi ha ragione, insomma. Sì. E porteremo entrambi alle nostre compagnie. Esatto. Il CID e eventualmente anche il referto del pronto soccorso, perché sarò andata a... Come entrate in campo voi in una vicenda come questa? Allora, in questo campo noi entriamo perché le compagnie hanno, i clienti di ogni compagnia hanno diritto per pagando un RC auto, certo, un'assicurazione RC auto, hanno diritto ad un risarcimento qualora subissero degli infortuni e quindi dei danni permanenti e anche temporanei. Però ovviamente bisogna mettere anche le assicurazioni in condizione di poterli riconoscere, questi danni, e il classico cliente che giustamente, come dicevi tu, porta il CID in assicurazione insieme al suo pronto soccorso non sa che poi l'assicurazione non ha molti strumenti per valutare il suo danno, ma in realtà si deve basare solo su quello che dice il pronto soccorso e quindi seguirà poi un indennizzo in base a quel pronto soccorso. In realtà poi per poter dimostrare che il danno magari reale è più alto rispetto semplicemente a quel pronto soccorso, c'è tutto un percorso da fare che il cliente, che non ha mai avuto incidenti e magari non ha mai avuto a che fare con uno studio come il nostro, non sa. E quindi magari rimane, sì, tra virgolette accontenta, ma parlo di accontenta perché comunque le compagnie non possono sapere il danno che ha se qualcuno non glielo dimostra, si accontentano di quello che gli propone la compagnia. In realtà poi hanno un percorso da fare per poter dimostrare il danno alla compagnia e metterlo in condizione di avere l'indennizzo giusto per il loro danno permanente, esatto, anche il colpo di frusta, ad esempio, anche quello aspetta un indennizzo e anche il rimborso di tutte le spese mediche. Quindi ecco. questa qui è una cosa molto importante, soprattutto perché noi siamo... abbiamo una struttura per la quale il cliente non anticipa le spese e questa cosa è molto importante perché... Ah, quindi se io, una volta che mi sono rivolta al vostro studio, dopo aver fatto semmai altri controlli, necessito di, il fisioterapista, sì, piuttosto che un certo tipo di massaggio, un certo tipo di cura, non anticipo io quella spesa. Esatto, verrai seguita da noi in toto, quindi dall'inizio, sì, che sarebbe la prima visita ortopedica fondamentalmente, ci sarà un percorso medico nella quale noi ti guideremo in tutto il percorso e non anticiperai nulla, otterrai alla fine il risarcimento del tuo danno biologico e noi recupereremo le spese alla fine del percorso insieme a te fondamentalmente. Quindi, che arrivano dalla compagnia. Arriva dalla compagnia assicuratrice. Ma come arrivo a te? Allora, insomma, per arrivare a te è la compagnia che mi mette al corrente, guardi che c'è uno studio, oppure qual è la trafila? Allora, per... a me arriva, ci sono vari modi in cui il cliente arriva a me. Allora, ovviamente noi facciamo tantissima parte commerciale anche per farci, okay, conoscere. Quindi perché non tanti, esatto, quasi nessuno conosce quello che facciamo. E poi ovviamente abbiamo delle collaborazioni, persone che si sono trovate bene con noi, o non so, carrozzerie, o insomma, persone che vogliono offrire un servizio, certo, perché il cliente che si reca in una carrozzeria e ha bisogno, sta male, se viene indirizzato da noi sicuramente avrà un riscontro positivo anche per quanto riguarda, oltre la parte del danno auto, anche, certo, per il danno fisico. Quindi fondamentalmente a noi vengono indirizzati da... non arrivano direttamente a noi dalla compagnia. Okay. Può capitare. O dal classico passaparola. Esatto, soprattutto. Quello che noi puntiamo di più è il passaparola, proprio perché ci teniamo a lavorare bene e per fortuna sembra che sia così, che vada così, quindi in realtà il passaparola è tantissimo. Perché... Da quanto tempo fai questo...
Allora, lo studio è aperto da 7 anni. Io lo faccio da un pochino di meno perché sono subentrata dopo, prima facevo un lavoro che non c'entrava nulla. È capitato un caso di mala sanità, diciamo, tra la mia cerchia di amicizie, e ho deciso, insomma, mi sono affacciata a questo mondo che assolutamente io non conoscevo, assolutamente. Mi sono affacciata e ho visto che mi piaceva, perché poi in realtà impari un sacco di cose, ma veramente tantissime, su tutti i campi, anche sulle automobili, anche se pensavi che noi donne non ne possiamo parlare, però... No, guarda che con questa trasmissione ho scoperto veramente di tutto, sì, insomma, sì. Mi ci sono innamorata soprattutto veramente vedendo anche... la gratitudine, perché poi vediamo anche tanta gratitudine da parte di persone che hanno subito magari gravi infortuni, certo. E noi ovviamente non facciamo i miracoli, ma seguendoli anche a livello umano, le storie delle persone. Seguiamo proprio la persona, quindi si sentono molto seguiti, molto, ripeto questo termine che magari è inopportuno, però coccolati, nel senso che la persona sa che ci siamo, insomma, siamo un punto fermo. E io da lì ho deciso che questo, insomma, era il lavoro della mia vita. Hai lasciato quello? Basta, finora, sì, ho mollato, tutto. Questo è stato il tuo percorso. Ti piace il contatto con la gente? Sì, allora. Tantissimo. Mi piace molto il contatto con la gente, ma forse avrò la sindrome dell'infermierina, mi piace aiutarle le persone, nel senso quello è un classico delle donne, esatto, credo di sì, infatti noi siamo tutte donne in ufficio, siamo tutte donne, e mi piace la soddisfazione provata alla fine del percorso, quando una persona appunto viene da te e ti dice grazie. Bella questa cosa, tutte donne sì, al contrario di quello che si può dire, ma di quello che è, perché io sono una donna che purtroppo ha la consapevolezza di come sono le donne negli ambienti di lavoro, in qualsiasi ambiente, insomma. Però noi siamo un gruppo molto unito, lavoriamo molto bene, in sintonia, e questo ci permette anche di lavorare bene. Quindi, certo, quando c'è affiatamento, assolutamente. Al di là del genere, fa sempre una qualsiasi cosa esatto. Che fa bene. In quel momento uno arriva da voi già la disperazione per la macchina distrutta, perché c'è la disperazione della macchina. Adesso poi sentiremo anche quello che è il lavoro di Cristian. Poi i dolori, c'è veramente tutta quanta una parte dell'infermiera importante. Esatto, è vero, per quello che ho usato della Croce Rossina è importante. Esatto, è per quello che ho usato questo termine, perché la persona viene già da noi arrabbiata, principalmente non con noi ovviamente, ma per il sinistro, perché comunque è sempre una scocciatura, anche se magari uno non si fa malissimo, ma senza macchina mi devo spostare coi mezzi, una serie di disagi. Io una curiosità al carrozziere lo devo chiedere, Cristian, ma il carrozziere, ma come fa a mettere a posto la macchina come se fosse nuova? Insomma, veramente, quanto lavoro c'è dietro? Insomma, ce n'è. Sembra facile vederlo da fuori, perché la macchina dopo poche settimane torna come prima, ma c'è un duro lavoro, ci deve essere una squadra molto ben organizzata e molto valida, perché la macchina, come dicevi prima tu, è la nostra seconda casa. Ah, certo, ormai oggigiorno se non hai la macchina sei impacciato, non sai come muoverti, non sai come fare, e quindi... ci va una squadra valida, con persone valide. Ecco, parli di squadra, Cristian. Noi sappiamo, no? Cos'è una carrozzeria, che cosa fa un carrozziere. Ma forse non nello specifico. Cioè, in maniera molto generale. Perché non ce lo racconti? Perché sicuramente all'interno della vostra azienda ci saranno anche tutta una serie, no? Di settori, di persone che si occupano di determinate cose. Per arrivare poi a quello che è il tuo proprio. Esatto. Lo specifico. Allora, il carrozziere è composto da tante persone. È difficile trovare un carrozziere che sappia fare un lavoro e basta. Bisogna fare in modo che ogni operaio, ogni persona che lavora in un'officina, sappia fare più o meno anche il lavoro dell'altro, ovvero manca ad esempio uno smontatore, l'altro, il preparatore, deve saper smontare la macchina, proprio perché il cliente ha l'esigenza che vuole di nuovo la sua macchina
e quindi bisogna andare avanti anche senza di... Scusatemi, io stavo guardando questa, insomma, esatto. Qua è da cambiare completamente. Esatto. Insomma, questo è un pezzo veramente tutta da... è tutta una fiancata, solo le due portiere li cambierai? No, c'è da tutta cambiare tutto fiancata. Il pezzo sotto, tutto il fianco, tutto. L'ossatura interna, il pavimento... I sedili, no, il pavimento dove appoggi i piedi, dove appoggi i piedi. C'è qualcuno al telefono? Vediamo un pochettino. 011 9574 522. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ciao, sono Marco. Ciao Marco, ciao. Buona serata. Grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie. Marco, tu hai mai avuto bisogno del carrozziere? Una volta sì. Una volta? Cos'era successo? Sì, solo una volta, sì, per fortuna. Che ti era successo, Marco? Cosa ti era successo? Mi avevano tamponato da dietro e sì. Niente, ho dovuto rivolgermi dal carrozziere e mi hanno fatto un bel danno alla macchina posteriore. E tu? E io niente, mi sono rivolto alla mia assicurazione tramite il mio carrozziere dove sono andato, mi sono messo in contatto con l'assicurazione e mi hanno risolto il problema. Ma te ti sei fatto male? Anche... Scusa? Ti sei fatto male? No, per fortuna no. Meno male. E niente, e quindi per fortuna mi hanno dato anche la macchina sostitutiva. E così sono rimasto... Sono girato tranquillamente. Beh, con la macchina. Avevo una curiosità. Ecco, qualche curiosità. Cosa di? Sì, volevo sapere, ma quando i fari anteriori diventano opachi, c'è la possibilità di farli ritornare di nuovo nuovi, belli chiari come erano originali? Ecco qua. No, questa è una cosa che vengono in molti. A chiedere. Esatto, chiedono in molti. Allora... Per quanto riguarda la plastica, ovviamente si può lucidare, quindi tornerà meglio di come era prima, ma non arriverà mai allo stato originale, perché si ingiallisce, si screpola, si riga, si graffia. Quello che possiamo far noi è lucidarlo, quindi farlo tornare più o meno lucido, ma non tornerà mai come prima. E cambiarlo? Scusatemi, la mia ignoranza. Insomma, cambiarlo. Cosa, Marco, scusami? Dico, quindi conviene cambiarlo e non ripristinare l'opacità? Ma io proverei prima a vedere come ti piace lucidato e poi prendere valutare, in considerazione, esatto, eventualmente la perché lo saprei già meglio di me quanto costa un faro e lucidarlo ti costa sicuramente molto meno e bisogna provare, se poi ti accontenti bene, se no ti tocca spendere. Perché io sono malato di auto, quindi appena vedo... Ecco, okay. Allora aspetta, hai detto una cosa, adesso noi entriamo nel merito, malato di auto, in che senso sei malato di auto? Aspetta. Perché la mia macchina è la mia bambina, io la curo come una bambina. Siamo oddio. Due. Siamo come sei due? Anche tu, Cri. Ci arriviamo, andiamo per ordine. Ascolta, Marco, la tua bambina, qualcuno fai salire sulla tua bambina? O non sale nessuno sulla macchina? Nella mia macchina non si deve mangiare, non si deve fumare, è un salottino. È un salottino? Sì. Guarda che in salotto si beve il tè. Esatto. Però da me si chiede uno e si... Allora, sai, questi giorni piove. Ecco. Ecco. Quando usi la bambina... E devi, non lo so, anche far salire qualcun altro in macchina, è una tragedia per te. Ma per fortuna in settimana la uso solo io, faccio su e giù dal lavoro. Hai e la uso per solo fortuna io. La usa solo lui, scusami, così. No, scusami Marco, ma se qualcuno ti chiedesse, Marco mi dai un passaggio perché devo andare, non lo so. Prima di tutto deve essere una... pulito, non vestito da lavoro, perché sennò ti sporchi in sedia. Se no metto secondo me il biglietto per la metro. Marco. Marco, però è esagerato, no. Perdona. Lo so, ma io ci tengo tanto alla mia macchina. Tieni meno le persone.
Eh no, la macchina. No, però scusami, beh, però facendo così, perdonatemi, ci tenete meno ai rapporti, alle amicizie, alle persone. Sì, certo. Sì, Marco, sì, che macchina hai? Possiamo chiedertelo? C'ho una Bravo un po' tamarrata, perché a me mi chiamano il tamarro, quindi... Grande Marco. Allora la curo tantissimo. No, scusa un attimo, Marco. Cristian, tu hai detto grande Marco. Ecco, anche tu sei tamarro? Hai la macchina tamarrata? Un pochettino. E anche tu come Marco, insomma, hai una bambina? Sì, forse sono anche peggio. Allora ce la racconterai tra qualche istante, perché siamo curiosi. Scusami, ma la tua bambina prenderà la pioggia? Qualcuno, non lo so, non è mai capitato che qualcuno si appoggiasse alla tua bambina per parlare? Sì, sì. Mi sono pure attaccato pure, ho avuto pure da dire. C'era una persona che si è seduta sopra il cofano dell'auto e sì. Mi sono subito arrabbiato, gli ho detto... Di alzarsi, che... via. Sì, sì. No, scusami Marco, perdonami, sono un po' ma non vi rendete conto che siete un po' troppo esagerati? Perdonami. E poi se me la rigano devo andare in carrozzeria, devo farla ripristinare, quindi non mi piace vederla con le righe, quindi Marco, devo subito ripristinare il danno. Ma Marco, ascolta, la macchina, ma poi per carità, fermo restando che ognuno è libero di avere il rapporto che vuole con la propria vettura, ci mancherebbe, ma mi chiedo questo. La macchina la usi per andare probabilmente a fare la spesa, a fare un giro in centro? Quella mia macchina ai centri commerciali non va. Ok. Perché? Perché poi possono toccare... Ma tu sei tutto! Secondo me poi così... Quando aprono le portiere mi bollano la macchina. Perché succede questo? E va bene, allora scartiamo... Perché comprano le macchine? Esatto, scartiamo un attimo i centri commerciali, i supermercati... Il mio muletto! Aspetta Marco, aspetta, siamo curiosi. Andiamo a fare un giro in centro, parcheggiamo la vettura, abbiamo la fortuna di trovare anche un posto in centro, ovviamente nelle strisce blu, eccetera. Lì ti fidi? Sì, se non c'è nessuno intorno alla mia area di parcheggio, ma la Marco, parcheggio. Ma come fa a vedere se c'è nessuno? Dimmi un po'. Dai, vai in centro in ogni città e non trovi un posto che abbia le ali libere, non lo so. Come fai? Non la usi mai allora? Ma io so dove devo andare, quindi quando so che devo andare in posti dove ci sono parcheggi, ci sono altre macchine, uso la seconda macchina e così vado tranquillo e quella lì la possono tranquillamente... c'è il trucco! Vabbè. Però cosa vi serve acquistare un'auto? Non la godi nemmeno! Esatto! No, me la godo durante la settimana. Okay. Sì, ma per fare cosa? La mettete in moto, fate il giro tondo, sì, e poi la posteggiate, uscite dal vostro parcheggio, la rimettete nel vostro garage. Insomma, dove tieni la tua macchina? In un garage? In garage. Okay. La uso tutti i giorni per andare al lavoro, quindi casa, lavoro casa. E al lavoro c'ho il mio parcheggio tranquillo e tutti i miei colleghi sanno che quando parcheggiano devono stare un po' più lontani vicino alla mia macchina. Sarai amato da tutti i tuoi colleghi. Ti vorranno bene. Sì, sì, mi vogliono bene, sì, sì. Benissimo, benissimo. Va bene, Marco. Grazie Marco. Grazie per aver chiamato e per aver condiviso questa... Grazie a voi. Non so come chiamarla. Non lo so. È una malattia, secondo me è una malattia. Bravo, hai detto tu. È una patologia. Ecco, vabbè. Ma non vi siete mai, insomma, non hai mai pensato mi faccio aiutare da qualcuno, mi faccio... L'hai detto tu, non l'ho detto io. Continua così. Insomma, adesso hai mai pensato? Insomma, devo riuscire a capire se è un uomo sposato, fidanzato, hai famiglia? Sì, 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 c'è una moglie e un figlio, infatti anche loro sanno che ci tengo alla macchina. Ok, ma tua moglie che cosa dice? Tu tieni alla moglie quanto tieni alla macchina? Ah, quando entra in macchina deve stare attenta con gli anelli a non rovinarmi la maniglia della macchina. Marco! Ok, e il tuo figlio? Cosa fa quando è in macchina? Papà. Niente, tranquillo, sa che ci tengo la macchina e tranquillo. E stai lì fermo, inchiodato? No, che c'è? No. Può giocare, ma quanto ha tuo figlio? No, 16 anni, lui è anche appassionato di auto come me, quindi è già grande. L'hai fatto diventare È già grande.
sta crescendo anche lui bene come me. E come tu tieni a tua moglie come tieni la macchina? Sì, anche mia moglie ci tengo come la macchina. Bene. Sì, wow. Sì. Marco, cosa grazie anche per la simpatia. C'è Valentina che sta sorridendo in studio. Cosa c'è Valentina? Grazie però Marco, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao, a presto. Cos'è che ti ha fatto sorridere? È tanto esagerato per te. No, vero? Allora, io ci tengo la macchina, ma il parcheggio sono d'accordo anch'io, perché ogni volta che la parcheggio leggermente attaccata a qualcun altro me la trovo bollata, sempre. Vabbè. Sul mangiare dentro, ho un bambino anche io di 2 anni e mezzo, ci mangio, poi la pulisco. No, non sono così, però ovviamente se... Un conto lo sporco che va via, se già dovessero bollarmi una riga mi dà fastidio. Comunque ragazzi, però insomma è una macchina. In testa, che in qualsiasi parcheggio, guarda, anche se basta che qualcuno passi con la borsa è vero. A tracolla. Infatti io cerco quelli agli angoli che sono da soli. Mettiamoci l'anima in pace su questo aspetto qui. Ma dove vivete? Dove hai l'ufficio, perdonami? In via Cialdini. In via Cialdini Tribunale, si trova posto? No. Dove la metti? Infatti, non posso dire. Non lo vogliamo sapere. Però la metto male, diciamo. Ah, la metti male? Eh sì, perché il parcheggio non c'è. E allora, mettendola male, non rischi che qualcuno possa passare vicino alla tua macchina? Sì, però quando la metto bene me la trovo sempre bollata. Sempre. Ok, allora sei messa perché male. Poi li vedo anche che fanno retro, in genere le donne, perché le donne non sanno guidare, si può dire... 90% delle donne. Lo sta dicendo una donna. Sono il 90%. Io concordo pienamente con quello che dice in questo momento Valentina, perché anche questo secondo me non è una questione di genere, ci sono gli uomini, uomini che guidano malissimo. Sì. Ma quando non ne farei trovi il posto, tocchi un pochettino davanti, come fai mai? Ecco, dimmi quale macchina hai, non parcheggerò mai dietro di te. Perché... Ma è normale, perché devi fare un pochettino di manovra, diventi un pochettino pazzo. Allora, dopo un po'. Torniamo a bomba. E poi ci sono i lavori, c'è il lavoro del carrozziere. Noi siamo curiosi, vogliamo sapere esattamente di che cosa ti occupi tu, se hai una tua, come dire, abbiamo capito che all'interno del gruppo, come dire, un po' tutti devono essere in grado di saper fare diverse cose, no? Poi probabilmente ci si specializza. Sì. Tu in che cosa sei specializzato? Io sono specializzato, tra virgolette, nel compito che sembrerebbe il più banale, il più semplice, ma in realtà è il più complesso e non dico il più importante, ma quasi. Io mi occupo di smontare l'auto quando ha subito un sinistro. Sì. E andare a recuperare i pezzi, vedere quali sono i pezzi rotti, pezzi che si possono salvare, pezzi che sono ancora buoni. Questo quando non si vuole sostituire il pezzo che con l'originale, esatto, con ad esempio, un pezzo nuovo. Se dovesse arrivare un cliente che ha avuto un sinistro contorto e dice voglio la macchina a posto, ma voglio risparmiare mettendo pezzi di concorrenza, un pezzo di demolizione o magari recuperare il pezzo stesso. Tu parti e vai a cercare. Io parto e vado a cercare. Dato che il cliente vuole risparmiare, giustamente. Però investi. Investo del tempo. Del tempo. Sì, a volte non basta un giorno, quindi. Come dicevo prima, se il cliente vuole risparmiare, di conseguenza non posso andare a rimetterci io, di conseguenza devo andare a trovare un pezzo, devo cercare chi me lo fa pagare meno, devo cercare magari anche quello lì un po' più carino, da non lavorarci troppo sopra, quindi è un bel lavoro, mi piace, solo che ci va del tempo. Qui stiamo arrivando alla pausa pubblicitaria e poi... Chiederemo anche a te come sei arrivato, no? a fare questo tipo di lavoro, no? Se per passione, insomma, poi ce lo racconterai subito dopo la pausa pubblicitaria che sta per partire. Torniamo. Riprendiamo.
la nostra puntata. Da quale danno? Da quale danno? Da quale danno partiamo? Guarda, da diversi danni dei quali nostro... abbiamo parlato durante la pausa pubblicitaria. Full optional, automobilisti in diretta. Aspetta, siamo 0115 75 72 2. Raccontateci un po' come siete anche come automobilisti. Dicevi, scusa? Che siamo sempre in compagnia di Valentina Storelli, studio Risarcimenti, e di Cristian Piemonte della Carrozzeria Silvestro. E siamo in debito nei confronti di Cristian. In che senso? Prima della pausa pubblicitaria gli abbiamo chiesto come è arrivato a questa professione, no? Per passione, perché hai continuato, non so, il lavoro iniziato in famiglia, raccontacelo tu. Una casualità. Sono arrivato a fare il carrozziere, diciamo perché lo fa mio padre, la carrozzeria è di mio padre, quindi poi io amo le macchine, adoro le macchine, mi piace vederla prima distrutta e poi riparata. Quindi, ma da sempre? Da sempre, io già con i modellini li smontavo, li rimontavo, prendevo pezzi da un modellino, li montavo su un altro. Ma dai, con i modellini Sì, mi ero comprato tutti i cacciaviti, quelli piccolini, e già da piccolo avevo questa passione. Ovvio, potevo fare altro, infatti avevo preso un altro percorso, il percorso del ballo, ma ho preferito portare avanti l'azienda di famiglia e mollare, tra virgolette, il percorso ballo. Perché tu ballavi? Sì, facevo le gare di danze caraibiche. Ho vinto qualche garetta, ho avuto le mie soddisfazioni, ho dato soddisfazione alla mia famiglia, però penso sia a più... A malincuore hai lasciato il ballo? Oppure tanta non l'ho la lasciato passione... del tutto, ho smesso solo di far gare, ma io faccio ancora animazione nei locali, la sera, quando finisco di lavorare in carrozzeria, vado a casa, mi preparo e vado e parti. Ah, perfetto. Quindi sei riuscito comunque poi ad abbinare entrambe le cose, ma soprattutto bello il fatto che continui quello che è stato iniziato dalla tua famiglia. Quindi... Ma desiderio di papà che tu continuassi? Qui continuiamo a vedere vetture disastrate e che poi sicuramente verranno o sono già state riparate. Ma vengono riparate o vengono buttate, insomma, demolite in allora, alcuni casi? Allora, noi preferiamo sempre ripararle, ma non per questione di guadagno o meno, perché giustamente la macchina ormai la conosci, la macchina è tua, magari alcuni l'avranno appena finita di pagare o devono ancora finire di pagare, quindi noi preferiamo sempre ripararla. Magari facendo dei prezzi un po' più bassi, preferiamo sempre ripararla comunque. Per noi è un dispiacere demolire un'auto, perché noi siamo carrozzieri e non siamo siete crocerossini. Esatto. Giustamente lui ha detto siamo carrozzieri, non demolitori, ma c'è una telefonata? Andiamo al telefono. Sì? Pronto, buonasera. Buonasera, sono Walter. Buonasera a tutti. Buonasera. Ma volevo fare due domande all'esperto di carrozzeria. Sì. Sei tu. Ecco, vorrei sapere se posso oscurare dei fari posteriori della mia macchina. Certo, certo, si può. Si vendono delle bombolette apposta. Sì. Ovvio è una cosa illegale, ma la saprai bene. Cioè non si può fare, Walter. Non si può fare. Si vendono le bombolette, già la cosa è strana, ma non si può fare perché è illegale. Esatto, perché ovviamente oscurando un faro la luce diminuisce, è una cosa palese, una cosa ovvia. Si vende, si può fare, ma... A rischio, diciamo. Non si dovrebbe. Non si deve fare. Posso fare la seconda domanda? Certo, Walter. Posso? Ovvio. Sì, sì. Senti, volevo sapere, siccome ho due righe leggere sulla portiera della macchina, leggere, di color grigio sono, e la mia macchina è bianca, con cosa posso usare per toglierle? Ma non sono profonde come abrasiva, poi dipende da che materiale è quello che è attaccato alla sua macchina. Quelle strisce bianche di che cosa sono, ma comunque sono delle strisce leggermente grigie.
Grigio, leggermente grigio chiaro, grigio chiaro. Ma causate da cosa? Da cosa? Non lo so, sorpresa. È un, potrebbe essere una chiave passata apposta sulla portiera. Ah, può darsi. Chiedo, curiosità. Se non c'è il gradino, nel senso che non c'è il solco, va via tutto. Ah, ok. Però se c'è il solco, non va via. Non basta la pasta del Brasile. No, non basta. Basta. No. Walter, ma quindi tu... c'è bisogno del carrozziere. Esatto, bisogna anche diffidare da quei prodotti che spacciano per... Comunque niente fanali e niente fai da te. No, quelli non si possono oscurare, è illegale. Walter, mi scusi, ma perché ne vuoi oscurare i fanali? Perché? È un mio pallino, mi piacevano nere. Al pandino piacevano nere? È il suo pallino, a pallino? Sì. Ah, ho capito. No, però non si fa, Walter, non si fa. Ma le avreste da qualcuno? Così, mi piaceva l'estetica. Ok. Niente da fare. Niente da fare. Ma lei ha mai avuto bisogno del carrozziere? Sì, tanti anni fa. E si è comportato bene con lei il carrozziere? Era contento, insomma, del risultato del oppure... Contento. No, una macchina nuova, mi avevano fatto due righe da tutti e due i lati, dall'inizio alla fine, per tutta la macchina, quindi lì era bello proposto. Cioè, gliel'hanno proprio rigata, sì, volutamente. Sì, perché era nuova, si vede che era... Va a sapere. Ma Walter, sì, che automobilista è lei? Come? Che automobilista è lei? In che senso? Che rapporto di entrambi... Quando si mette alla guida, Walter, lei com'è? Insomma, schiaccia il pedale con l'acceleratore oppure... Secondo, se devo fare un sorpasso deciso, sì. Beh, deciso e sicuro, Ho la macchina che lo permette, se no, no. Però no. Non ho i problemi dell'altro signore che non fa sentire nessuno e stop, no, quelli no. Ok, ok. ci tengo, ma non sono così esagerato, ecco. Non all'estremo, insomma. No, non all'estremo, per Va carità. Bene. La macchina la usa allora, la vive? Sì, la vivo, e come no? E non ha paura di parcheggiarla, non so, anche... Cerco di parcheggiarla, sì, se capita un po' cosa posso farci, niente. Infatti. È una persona... Non ci posso fare Walter, niente, ma grazie, perché lei è una persona che normale. Che ci posso fare? Niente. Lei è una persona normale, insomma... Sono normalissimo. Sì, però io, guardi Walter, oramai più di un anno che faccio questa trasmissione insieme a Clara, insomma ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori. Ancora di, questa sera. E di normali, insomma. Ce ne sono pochi? Sì, sì. Diciamo che c'è una bella varietà. La insomma, passione per l'auto è veramente molto particolare. Ecco, no. Però no, a me curiosisce, mi scusi, ma... Insomma, io vorrei un attimo tornare ai fari. Ma lei dove li ha visti sti fari che voleva cambiare la sua macchina? Li ha visti da qualche parte? Eh sì, su quelle macchine tuning. Sulle tuning. Ah. Vabbè, Walter, mi scusi. Spero che non sia... Posso fare una domanda a Walter sull'età? Walter, ma lei quanti anni ha? 60, molto giovane. Sì, ma giovane. Il tuning lo vivono i ragazzini. Non c'è età. Non c'è età, ma cosa dici? Ma dai! Ma non c'è età, il tuning è una passione, è perché si va da 0 a 100. Esatto. No, ma non è vero, dai, ne abbiamo conosciuti tantissimi. L'età media è quei 20... 35-40 anni. Può essere qualcosa che può piacere, no? Il gusto è sempre... No, non è una certo, cosa. Certo, no, certo. No, ma su questo ha ragione. Però si tolga quel pallino lì perché è non vietato, si non si può. Già fatto. Bravo. Già fatto. Fantastico. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi, Walter. Ciao Vladi, buona serata a tutti. Buona grazie, serata. Grazie ciao, mille. Ciao. Io mi stavo già immaginando nonno Walter versione tuning. No, adesso non so se fosse nonno vero. Vero. Che da 0 a 100 non c'è età per queste cose qua. Perché è sì, una però, passione... Però scusami, ma se non si può fare, perché poi vendono la... No, perché ci sono delle macchine che si usano solo per raduni, che le si porta con un carro attrezzi, con un carrello... E quindi è diverso. Oppure quando ci sono proprio dei raduni organizzati e legalizzati, si va con quella macchina e boom, hai tra virgolette la scusante, sto andando in quel raduno là e boom. Tu hai, però non abbiamo delle immagini della tua macchina
ha un nome... delle mie macchine. Delle... Quante macchine hai? Io ne ho due. Ah, ok. Ok. Insomma, ce n'è una però che è una discoteca mobile, ho visto, perché c'è la musica. La vediamo? Insomma, dovremmo averle. Quella è la mia prima macchina. Eccola qua. Questa sì. è con tanto di musica, perché questa pum pum pum. Insomma, ma è un maggiolone. Esatto. Bello. Accidenti, una discoteca veramente. No, ma questa è niente, ce ne sono peggio. Ok, e questo maggiolone è tuo? Mio. Ma lo vivi, lo usi, lo porti? Tutti i weekend. Ah, è la macchina della domenica? Esatto. Ok. Tu esci con lei la domenica, ma anche le luci blu all'interno? Sì. Potenza di quella... Ma 33 cavalli, va pianissimo. Quella lì è proprio per fare il fighettino, così, farti due risate, andare ai raduni, ma non è per correre. Ok, vabbè, per fare il fighettino. esatto, per fare il fighettino, perché si riesce a corteggiare. Sì. Ah sì? A me è capitato, ma sarà stato alla macchina al suo perché? Oggigiorno rispetto anni fa, sì. Secondo me sì. La macchina tuning? Ma non è tuning, proprio il tipo di macchina, secondo me. Ma Giulia è vecchio. Sì. Quello è perché è particolare. Ma ci tieni? Allora, quello lì è il mio gioiello. Ah, scusami. È come la collana di perle per le donne che si mettono nelle occasioni importanti. Per me quello è il mio gioiello. Come è arrivato in tuo possesso? Il tuo, ha un nome? Sì, Herbie, come il film. Ah, come okay. C'è il maggiolino. Esatto. Più famoso del mondo. Esatto. Io da piccolino guardavo questo film e io volevo quella macchina. Volevo quella macchina a tutti i costi e ho avuto la fortuna di avere un padre che mi ha straviziato. Ah. E quando ho compiuto 10 anni mi sono trovato lui in carrozzeria. Era un pezzo di ruggine distrutto. Ah, proprio lui. Herbie. Proprio lui. Ah. Era un pezzo di ruggine. Quindi è entrata nella tua vita all'età di 10 anni. Io a 10 anni possedevo quella macchina lì. Ah, uh-huh. Capito. Quindi il poi pezzo di ruggine all'inizio. È stata sistemata. È stato fatto da tuo tutto. Papà, quindi? Sì, io per quanto potessi dargli una mano, gliela davo, ma. Eri piccolino. Tutta da lui. Molto bene. E l'altra macchina invece che cos'hai? È un Audi A1. Quella lì è un altro sogno realizzato, quindi per me vale più di qualsiasi altra cosa. Io. Appena uscita nel vecchio 2008 ho detto la voglio, deve essere mia prima o poi, era un sogno e quando esaudisci un sogno e puoi avercelo tutti i giorni, puoi avere la fortuna di salirci sopra, andare ovunque con quel sogno, è qualcosa di puoi portare di forte. Anche le persone, vero? Con fatica. Valentina, perché ridi su questa domanda? Come con fatica? Non l'avevo capita. Insomma, come con fatica? Faccio prima una lista di tutte le cose che non devono fare e poi forse possono salire. Ma allora siete sempre da soli. Ma meglio, Cioè, perché io in macchina devo andare come voglio andare io, se voglio fare zig zag per uscire dalle buche devo farlo, se voglio correre devo correre, se voglio andare piano voglio andare piano, quindi preferisco andare da solo in macchina, non voglio nessuno che mi dica cosa devo fare, vai piano, guarda che c'è la ma curva. Ma non puoi avere una fidanzata e una moglie, perdonami. Infatti il motivo di litigio con la mia fidanzata è soprattutto dovuto alla macchina. Alle macchine? No, adesso tu stai dicendo io voglio fare zigzag, voglio correre, cioè, sempre rispettando le regole. Beh, sì. Sì. Dillo bene, sì, sempre rispettando le regole, comunque i segnali stradali, la velocità che non che automobilista è così. Sei, perdonami. L'abbiamo già capito da quello che ha detto. Sono un cattivo esempio. L'ha detto, chiaro e tondo. Ci tieni ognuno così tanto alla tua il tuo bambino, Herbie, insomma, l'altro è gioiellino, lì le perle per le donne. No, beh, ma poi con Herbie è un altro discorso, con quello lì non puoi permetterti di superare. Okay, non può, ma con l'altro invece se ci sono delle buche sull'asfalto tu ci passi intorno, fai attenzione. Sì. Okay. Ma quello lo capisco, non capisco il fatto di... No, vabbè, insomma...
piedino sull'acceleratore, quello bisogna fare veramente molta attenzione. Sì, e io ne ho avuto veramente la conferma. Ah sì? Ecco. 2 anni fa ho fatto un incidente, ho fatto un disastro, ne ho pagato le conseguenze sia... Economiche? Economiche che fisiche, perché ero completamente... Io non mi ero fatto niente, però si era distrutta la macchina, in conseguenza stavo male anch'io. Psicologicamente le tue... ok. E quindi non ho imparato però la lezione. E questo è sbagliato. E questo è sbagliato. Adesso qua siamo noi Cristian, ci dispiace dirti che qua proprio cartellino rosso. Sì, alla non grande, veramente. Assolutamente, grande, non puoi grande. Trovare... Non trovi... Non siamo della tua. Su questo assolutamente non siamo della tua. Mentre invece tu... Esatto. Abbiamo... Mi fate paura. Ma te l'ho detto la professoressa di prima. No, all'inizio della trasmissione faceva paura a me. Vedevi come vi sgridavo. No, io concordo col vostro discorso, nel senso che forse vedendolo anche tutti i giorni mi rendo conto di quanto può essere pericoloso viaggiare in macchina in un determinato... A volte veramente tanti subiscono magari anche solo il classico tamponamento dove tu non hai colpa, però ormai le distrazioni oggi ci sono dappertutto, il cellulare, e soprattutto da quando faccio questo lavoro. Già ero molto, lo pensavo prima, insomma, attenta, però molto attenta più che altro ai supporti di sicurezza, la cintura, queste cose per me sono... Non entro in macchina senza cintura. Non lo fanno tutti. Ah, no. No, io lo noto, ma lo noto anche appunto vedendo tutti i giorni i sinistri, ti rendi conto, perché lo capisci poi da un determinato CID piuttosto che da un, anche solo dal pronto soccorso, te ne rendi conto se una persona era correttamente saldata al suo posto oppure no. E quindi allora, ho la guida sportiva. Quindi ce l'ho la guida sportiva, però sono riesco a essere attenta, sicuramente perfetto, credo che non sia nessuno, però no, una guida sportiva ma attenta. Poi non posso autogiudicarmi, però no, mi piace stare in macchina con le persone, mi piace portare le persone, mi piace... Non sporcarla, però viverla e poi ovviamente... Allora, scusate, vi faccio una domanda, piove... Davanti ai nostri studi, siamo in una zona industriale, esatto. Ci sono pozzanghere, c'è anche un po' di fango qua vicino. Se la scarpa si sporca e devo entrare in macchina, cosa fai? Non mi fai salire in macchina. Hai le scarpe di ricambio? Mi devo togliere le scarpe? Salgo, però... No, però se io ti chiedessi un passaggio, mi dici togliti le scarpe... Non mi fa piacere darti, dico la verità. Lo faccio, ma non con piacere. No, io non sono così, giuro che non sono così. Io te lo darei, poi magari appena finisce, smette di piovere, porterò a lavare la macchina, insomma. Io lo faccio perché non avete non per caso uno psicologo nel vostro gruppo? Sì, di se vuoi. Perché secondo me, insomma... No, perché non si può capire se non si è provato quello che ho provato io. Quello è il mio sogno, quindi... Vabbè, è sempre una macchina. Cosa vuol dire? Se uno aveva con un tappetino sogno, che si lava, con un sedile che è si pulisce, si aspira. Per me è un sogno, non è una macchina. È una cosa un po' diversa. Una macchina magari è per uno come te che dice vabbè oggi ho questa macchina, fra qualche anno la do via. Per me no, quello è il mio sogno e guai chi me lo tocca. Sì, bisogna anche insomma, vivere i rapporti con gli altri. Vabbè, quando scendo dalla macchina vivo i rapporti con gli altri. Tu vai sulla tua, io vado sulla mia, seguimi. Sono senza parole. No, dico insomma... No, ma anche papà è così. Rispetto alla tua... No, papà è così come te, insomma, hai preso da famiglia, tuo fratello è così, perché insomma... No, il mio fratello se ne frega proprio, della macchina. No, invece mio padre, secondo me, fa quello che non è come me, ma è come me. La sua macchina la lascia sempre in garage, ferma, vuoi che gliela tocca, e usa un'altra macchina tutti i giorni. È quello che ti dicevo prima, che non c'è età, perché mio padre alla fine c'ha 60 anni quasi e ha una 500 Abarth cabriolet, quindi proprio macchina da ragazzino, però ce l'ha, è la sua passione, anche lui aveva questo sogno e l'ha presa. Bello. Ma quando uno porta una macchina da aggiustare e ovviamente distrutta, il colore,
Ecco, si rivernicia tutta quanta un'auto oppure si riverniciano solamente delle parti? Il colore è la cosa molto, molto, molto difficile da fare e soprattutto non capita dal cliente o dalla gente che non vive. In che senso? Perché dice, cosa ci va a verniciare un paraurti? Mm. Cosa ci va? Ci va perché... ovviamente la plastica ha un'altra, cioè la vernice sulla plastica, ecco questa è la mia, ha un'altra aderenza, un altro assorbimento rispetto alla lamiera. Di conseguenza un paraurti non sarà mai, ma anche se la macchina la prendi nuova, quando esce dalla fabbrica, non sarà mai il paraurti uguale al parafango, ad esempio, che è in lamiera. Ok. Perché ha un altro assorbimento. Però questo lo capisce solo chi vive all'interno della carrozzeria o ha contatti con le auto. Al di fuori dici no, è impossibile, io la macchina era nuova, stesso colore, mai toccata, quindi deve essere lo stesso colore. Perché ovviamente è brutto da dire, un'ignoranza generale. Però perdonami, sotto questo punto di vista. Scusami se qua faccio... l'appunto, se tu ti trovassi davanti a un altro Christian come te, insomma, attento, il mio gioiello deve essere uguale, deve essere perfetto, un altro Christian? Un altro Christian, dato che ha questa passione, deve essere consapevole, deve sapere e non ignorare il fatto che la plastica è un altro assorbimento e non potrà mai, mai... essere uguale all'assorbimento della lamiera, è così. Solo che noi quando andiamo a prendere la macchina nuova non facciamo caso, perché dice nuova, figurati, è nuova, non è che la guardiamo, bella, bella, saliamo in macchina, è perfetta. Uh-huh. Appena siamo sinistro, noi giustamente la ripariamo al meglio, lì si può puntare il dito perché lì c'è una colpa. Quando esce dalla fabbrica, chi dà la colpa? No, certo. E quindi è quello che, tra virgolette, è l'unica pecca di questo lavoro, è riuscire a far capire al cliente e poi a tutta la gente che lo circonda, perché il cliente poi si fa sempre influenzare dalle varie voci. Ma il mio amico mi ha detto che è normale. Esatto, un amico dell'amico, esatto, che era carrozziere 40 anni fa. Esatto. Bisogna far capire proprio al cliente questa cosa qua, che dietro a un paraurti e un parafango c'è un nostro studio, tra virgolette, su quale tipo di vernice, perché ad esempio ogni auto ha un codice di vernice. Dietro a questo codice ci sono 5, 6, 7, 8, 10 varianti di quel colore là, che può essere con la grana più fine, la grana più grossa, più lucido, più opaco, più rossa, più verde, tutte con uno stesso codice. E noi abbiamo delle fish, si chiamano, dove c'è proprio il campione del colore. Noi dobbiamo metterci lì con la luce, al sole, a guardare quello che si avvicina di più. E dico si avvicina di più perché bisogna sempre considerare, se un'auto non è nuova, ha degli anni, quindi ha preso pioggia, grandine, sole, qualsiasi sale. E non viene a riverniciarla tutta? No, perché la vernice, per assurdo, è la cosa che costa di più di tutta un'auto. Ho capito. E quindi giustamente, va a verniciare la parte interessata. Ma poi anche quando, ad esempio, capita in un sinistro, con ragione, il perito fa la perizia e il perito paga quello che si è rotto. Non ti paga tutto il contorno della macchina. Di conseguenza, pagandomi quello che si è rotto, io vernicio quello che si è rotto. Non posso andare a verniciare tutta un'auto per due pezzi. Ok. Quindi noi facciamo il possibile per far sì che si avvicini, sfumando magari, se è il parafango, sfumiamo anche un po' la porta, proprio per agevolare la vernice. Però non, ovviamente, se la macchina ha degli anni, non sarà mai, mai uguale. C'è stata una riparazione che ti ha dato maggior soddisfazione
fra tutte quelle che hai fatto fino adesso e che quindi ricordi con particolare soddisfazione proprio? Sì. Io non, diciamo, non ero ancora entrato a lavorare a pieno in carrozzeria, però mi ricordo un'auto, mi ricordo perfettamente che quella macchina lì era di un signore, non pignolo, di più. Di più. E che appena finiva la macchina l'avrebbe portata alla casa madre a farla controllare perché non si fidava. Però ha detto, io la lascio comunque, però sappiate che poi quella macchina lì è stato fatto un, non capolavoro, ma... Di più. Lui l'ha fatta controllare, è tornato con tanto di complimenti. Questa è la soddisfazione. Ragazzi, abbiamo finito, ringraziamo Cristian Piemonte, carrozzeria Silvestro. Grazie per essere stato con noi, grazie anche a Valentina Storelli. Grazie a voi. Studio Risarcimenti. Grazie, a prestissimo. Grazie a tornerete a trovarci. Certo. Perfetto. È andata bene la prima? Sì. Siamo tutti a termine. Cara Clara Vercelli, la prossima. Cara Vladimiro Tellini, ci vediamo la prossima settimana. Ovviamente sempre su Motori TV canale 89, esatto. Full Option, l'automobilista in diretta. Mi faccio accompagnare un attimo perché devo andare a fare un'altra trasmissione. Mi faccio accompagnare da lui, da Cristian. A malincuore ti porterà. Sì. Grazie, alla prossima.